Allora ragazzi, bentornati su Zombie che mi risponde, episodio numero 3. Anche questa volta siamo in collaborazione con Slay Radio, però non c'ho il logo a portata di mano, quindi non lo vediamo il logo, però... Allora, volevo dire una cosa. Siamo ancora abbiamo ancora a che fare con la censura di YouTube. Le cose non sono migliorate, bensì sono peggiorate, perché quasi tutti i miei commenti vengono cancellati. Allora, se ricordate, alla fine della scorsa puntata io vi avevo detto che sarei andato a visitare il canale di uno dei miei amici del canale, ovvero Marco, che aveva presentato un unboxing con diversa roba interessante. E infatti, appena chiusa la live, ci sono andato e ho anche commentato. E sapendo che sarebbe accaduto quello che è accaduto, ho fatto uno screen del commento. Dopo un po', Marco ha detto: ho visto nelle notifiche, nella campanella, quel commento, ma non ho potuto rispondere perché, come ho cliccato il commento, mi ha fatto vedere che non c'era più. Adesso vi faccio vedere quel commento là. Eccolo qua. Il video era un video di unboxing particolare dove lui aveva... io l'ho visto tutto sto video, durava tipo, non mi ricordo quanto, un quarto d'ora mi pare, 10 minuti, un quarto d'ora, non mi ricordo. Comunque, c'erano in questo video un unboxing molto particolare. Sì, all'inizio si vede un po' male il video, ma poi sta giusta. E nell'unboxing ci sono delle chicche molto particolari, tra cui dei singoli dei Beatles molto belli, dei singoli dei primi anni 60, originali, dei dischi, quindi dei pezzi da collezione molto pregiati. Tra gli altri c'era anche Paperback Rider, che era una delle canzoni più strane e particolari, anche meno conosciuto dei Beatles, ma anche bella secondo me, per il Back Rider, che parlava di uno scrittore di romanzi. Alternava un ritmo molto compassato a un ritmo più veloce e dinamico. Allora, in questo video qua fa vedere anche delle videocassette che lui ha comprato in questo lotto, e ci sono dei film di culto, tra cui molto bello il film di Wes Craven, parla degli zombie in maniera realistica, un po' come faceva White Zombie nel 1938. Ovviamente mi riferisco al film Il Serpente e l'Arcobaleno con Bill Pullman, film che io avevo anche citato in diversi altri video in passato quando ho parlato di zombie, no? E che citerò più avanti quando parlerò del film White Zombie, perché ne ho fatto una recensione, ma magari andrà ad Halloween, non lo so, forse ad Halloween la pubblico. E in pratica facevo il parallelo fra questi due film che affrontano il tema zombie in maniera più realistica, ovvero il tema quello delle religioni voodoo di Haiti, no? Allora, e poi gli dico anche belli anche Linea Mortale e Tremors, film horror degli anni 80 e degli anni 90 rispettivamente. Poi gli dico Critters, lui si chiedeva sul fatto di Critters perché non se lo ricordava o non l'aveva mai visto, non lo so, comunque. Il film Critters, dice, forse somiglia un po' a Gremlins. Dico sì, somiglia vagamente, ispirato a Gremlins, ma è molto più horror e anche un po' più fantascientifico, perché c'è il cacciatore di queste creature aliene che va sulla Terra a cercare di beccarle prima che fanno i danni, e i danni li fanno, e come se li fanno i Critters. Comunque alla fine gli dico la cosa di Carpenter, sì, perché in questo unboxing lui ha comprato anche la versione videocassetta di La Cosa di John Carpenter, film assolutamente di culto con un grande Kurt Russell. E quindi, come vedete, ho scritto un commento molto dettagliato e molto lungo, ci ho messo pure i miei minuti a scriverlo, dopo aver visto il video che durava tipo, ho detto, parecchio. Quindi il video l'ho visto tutto, il commento l'ho commentato, è un commento serio, non è un commento spam, ma dopo un po' è scomparso, tanto che il nostro amico Marco qui mi scrive nella campanellina, mi scrive, dov'è? Ciao zombie, te lo scrivo qua, ancora hai ancora quel problema dei post, ho visto i tuoi post sui miei ultimi video, sia quello del disco che l'unboxing, ma lo vedo nelle notifiche, vediamo un po' se non me l'hanno cancellato, lo vedo nelle notifiche con la campanella ma non sotto il video. Boh, mi è successo anche con altri utenti, uno addirittura ha scritto dei post, poi dice che sono maleducato perché non gli rispondo. Allora ho dovuto scrivergli sul suo canale perché sparivano anche i suoi commenti. Ma c'è poco da fare, ma c'è semplicemente da fare ba verso YouTube, che sti disgraziati di YouTube si devono decidere a togliere questo filtro anti-spam che non funziona. Questo filtro non fa altro che distruggere la community, eliminando i messaggi e i commenti anche normali. Quindi non va a eliminare i commenti spam, va a eliminare i commenti normali, come avete visto.
E questo filtro è dannoso anche perché la gente, YouTube, non serve solo a guardare i video, serve anche a commentarli e a fare community, anche sotto un certo aspetto è un social. YouTube è un social antichissimo, era uno dei primi fondamentalmente, e la gente fa gruppo anche commentando i video, rispondendo. A me piace molto lo scambio che c'è quando io faccio un video, commentano, io rispondo ai commenti. È bella, è una cosa bella, è una cosa che tiene assieme la community. Se sta cosa scompare, molti abbandoneranno un po' YouTube, perché ci sono molte persone che vanno su YouTube anche solo per commentare, per rispondere, per avere un filo diretto con quelli che fanno i video. Se voi sta cosa la togliete, cari amici di YouTube, amici, cari nemici di YouTube, vi fate un danno a voi stessi, perché la gente se ne va. Già la gente se ne sta andando da YouTube per andare sulle altre piattaforme di streaming. Se fate così andrà sempre peggio. YouTube di solito fa queste modifiche per motivi di interesse economico, nel senso, fa modifiche anche pesanti e fa anche finti bug, come ho detto nella scorsa puntata, con l'unico scopo di massimizzare i guadagni, ottimizzare le cose e massimizzare i guadagni. Quello è l'unico scopo di Google e di YouTube, ok? Però deve anche capire che a volte queste mosse possono essere sbagliate e la gente si può allontanare. Ultimamente YouTube ha fatto tante mosse sbagliate. Io sono sempre rimasto, ho sempre trovato dei workaround, dei sistemi, e anche questa volta sto usando questo workaround della rubrica Zombie Gamer Risponde per continuare ad avere un contatto con i miei iscritti, visto che YouTube mi cancella tutti i commenti che faccio, quasi tutti. Quindi se voglio continuare ad avere un contatto con i miei iscritti e con quelli che vedono i miei video e con gli amici del canale, questo è l'unico modo, non posso fare altro. E nel frattempo mando anche invettive a YouTube, che si sta comportando veramente male. Ovviamente l'assistenza, come al solito, fa melina, fa sì ci stiamo lavorando, nonno aspetta, è regolare, non è... Cioè io ho contattato non uno dell'assistenza, io ho contattato tanti operatori dell'assistenza, e ovviamente anche in passato, ovviamente per altri problemi avevo contattato l'assistenza, e mi stanno confermando quello che pensavo. Io già prima di tutta sta storia dei commenti scomparsi pensavo che l'assistenza era abbastanza inutile, 9 volte su 10 non risolve il problema e serve solo a tenere buoni gli utenti che si lamentano, ok? Adesso c'ho più o meno la conferma, perché di tanti operatori, ognuno mi ha detto una cosa diversa. C'è chi mi ha detto la storia del filtro anti-spam, c'è chi me l'ha tenuta nascosta, ok? Quindi manco fra di loro si sono d'accordo sulla linea guida da seguire, ok? Sulle linee guida da seguire, manco fra di loro sono d'accordo. E non riescono quasi mai a risolvere i problemi. L'unico problema che mi hanno risolto, in realtà, è un problema che si è risolto da solo, ma io l'ho ringraziato lo stesso, ok? Era un problema che riguardava un video che non compariva nella ricerca, e l'operatore continuava a dirmi: devi avere pazienza perché il video comparirà, a volte ci vogliono più ore. E io dagli che 300 volte gli dicevo: guarda che il video era comparso nella ricerca, ma poi mi è stato tolto, è scomparso il video in questione. Adesso ve lo faccio vedere, però devo aprire una finestra anonima, perché altrimenti altro difetto di YouTube negli ultimi mesi: non mi mostra tutti i video che pubblico, ma mi mostra solo alcuni, e me li mostra non nell'ordine in cui li pubblico, ma in ordine cronologico di caricamento. Che io, lo sapete, io non pubblico i video nello stesso ordine in cui li carico, capite? E poi vedete, non me li mostra tutti, me li mostra solo una parte, cioè vabbè, è una cosa strana. Comunque devo andare su finestra anonima. Guardate che giro devo fare. Vado sul mio canale, ovviamente ogni volta c'è sta merda per i cookies, ok, accettiamo. E devo mettere anche la visualizzazione, quella mia che uso io, che è quella tema scuro, perché altrimenti graficamente il tema chiaro non lo usa più nessuno. Non ho capito perché YouTube non mette di default il tema scuro, che il tema chiaro non si può vedere. Ok, allora il video che mi scompariva era questo qua, Four Wind parte 3, le caverne oscure dei cristalli maledetti. Era questo qua, cristalli maledetti era? Come erano questi cristalli? Erano magici, non erano maledetti, erano magici in questo giro. Ecco. Poi l'ultimo video che ho fatto è questo qui, la foresta delle vespe malefiche. Ok. Mo vedete i video vecchi, sì, non aggiornati, perché questa puntata la sto registrando in anticipo. Sì, questa qua è in diretta registrata, questa terza puntata, ok? Allora, in pratica YouTube è un disastro YouTube, ragazzi, io non ci posso credere.
Andiamo qua. Mo ci sarà un time warp e vi farò vedere nuovi messaggi tra poco. Però prima di farvi vedere i nuovi messaggi, voglio parlare. Ah, questo mi ha fatto ridere. Allora, questo qui ha commentato, sto pazzo furioso, ha commentato su un mio vecchio video, su un vecchio video dei com'erano? I Planet sta, come si chiamano questi qua, quelli che facevano i video che cuocevano una roba da mangiare, se mangiavano una merda? Aspetta, come si chiamavano? I Planet, no, i Space, ah, i Space Valley, ecco, gli specchi adesso fanno altri lavori, c'hanno pure più soldi. I Space Valley, che all'epoca, tipo, sto video è tipo del di qualche anno fa, no? Due anni fa, no, tre anni fa. In questo video non lo so che facciamo qualche stronzata. E tipo io gli ho scritto un commento caustico, tipo invece di assaggiare queste schifezze assaggiatevi gli zebedei, una cosa del genere. Io ho scritto proprio pesante, io ci andavo pesante perché volevo attirare attenzione a quell'epoca, quindi ci andavo giù duro, no? E allora questo qua, io ho detto, e poi sotto tutta una manfrina dove scrivevo: se volete passate a vedere il mio canale dove porto video seri, con contenuti seri, dove parlo di cultura videoludica, non parlo di queste stronzate qua. Infatti è vero, però è anche vero che i miei video sono di qualità pessima. Quindi lui si è svegliato tre ore fa, nonostante il suo video sia di tre anni fa, si è svegliato tre ore fa, ha letto il mio commento e mi ha scritto: Zombie Gamer 80, i tuoi video fanno schif. E sta cosa mi ha fatto morire da ride. E io gli ho risposto a questo qui, ovviamente messaggio che adesso è scomparso, che ve lo dico a fare, però lui se lo ritroverà nella campanella. Gli ho risposto, grazie, già lo sapevo che i miei video fanno schif, però ti ringrazio comunque delle tue visualizzazioni e del tuo watch time. Sì, perché per vedere che i miei video fanno schifo ho dovuto venire sul mio canale a vederli, no? Altro commento scomparso di MacKnife, guardate qua. Hai provato un cambio password per la storia dell'hacker? Mi pare il solito coglioncello che si improvvisa grosso pirata informatico. Sì, alla fine credo anch'io che fosse un fessacchiotto che si è improvvisato grande hacker alla fine, perché non si è più fatto sentire da allora. E in pratica, però, sto messaggio di MacKnife è sparito. Allora, a me dispiace MacKnife, anche perché tu segui a volte i miei video, ma raramente, molto raramente commenti. Quindi mi dispiace che proprio il commento tuo è andato a sparire, perché se ci clicco sopra il commento non c'è, se ci clicco non appare, vuol dire che il messaggio te l'hanno fatto sparire, te l'hanno oscurato, quindi sei stato censurato anche tu, caro MacKnife. Fai qualcosa, scrivi all'assistenza, mandali a fare in culo, unisciti a me in questa lotta impari contro il colosso Google, che ovviamente non mi starà a sentire, però facciamoci un po' sentire, ragazzi, facciamoci un po' sentire, lamentiamoci di questa storia che non va bene. Allora, Matteo Pesanti dice: vedo la risposta nella casella mail ma non sul tubo, non vorrei pensare male, ma no, invece pensa male tranquillamente, caro Matteo, perché si tratta di un altro messaggio che mi è stato cancellato. Ultimamente stanno proprio a scatenare, se prima me ne cancellano tipo uno ogni tre, mo me li sarà cancellati tutti, anche sotto quelli sotto i miei video, perché questi qua sono tutti i messaggi sotto i miei video, che scrivo io sotto i miei video, in risposta a miei utenti, per rispondere a loro domande e perplessità e commentare, e mi scompaiono le risposte sotto il mio video, cioè sotto, è una cosa pazzesca. Infatti Akira Katsuhiro, eccolo qua, che si è unito a noi di recente, solo negli ultimi mesi, mi scrive: Zombie Gamer 80, come è sparito, ma il canale non è tu? No, perché allora lui mi ha scritto un messaggio e io ho scritto qua, eccolo qua, spariamo un po', Robocop spara Zebedai, allora quello era sparito, poi gliel'ho riscritto, altro mio commento sparito, dicevo che nel film esattamente come dici tu, ma qui nel gioco non so se è possibile fare lo stesso, sparare il braccio è più sicuro. In realtà il commento era più lungo, era più articolato, però l'ho dovuto restringere perché non me la deschiede 200 volte gli stessi commenti. E lui ha detto: ma come è sparito il commento? Ma il canale è tuo? Ora capisco, ti sei fatto hackerà. No, non è la stessa storia, non è l'hacker, è YouTube, che è peggio degli hacker YouTube, ok? Quindi non è stato l'hacker, non è stato l'hacker. Allora ragazzi, ma io tra poco vi mostrerò i nuovi commenti, perché qui ci sarà un taglio, ci sarà un time warp e andremo nel futuro dove vedremo i commenti più freschi, più nuovi. Nel frattempo, però, prima di fare questo, nella pausa vi faccio vedere una cosa buffa. Allora, vi ho detto in un altro video che non mi ricordo quale, in quello, nel video YouTube sta morendo, questo qui con la petta cartoon, che ovviamente è altro video martoriato. Vediamo un po' se i commenti me l'hanno rimessi. No, i commenti sono ancora disattivati perché YouTube non sta morendo, cioè.
E là mi fa ridere che dicevo YouTube non sta morendo, no, peggio, si sta suicidando YouTube. YouTube non sta morendo, si sta suicidando. In quel video io dicevo che YouTube non stava morendo e che la migrazione verso gli altri canali di streaming tra non molto ritornerà molta gente su YouTube. Ma adesso passo non accadrà più così, dopo tutto quello che sta succedendo con sta storia dei commenti. YouTube non sta morendo, adesso rettifico, YouTube si sta suicidando, è diverso. Allora, andiamo a vedere, dicevo, in questo video qui, io dicevo che mio padre purtroppo è un buongiornista. Mio padre purtroppo si ah no, questa è cantata sta canzone, mi dispiace raga, la devo abbassare. Sta canzone è cantata, quindi la devo abbassare. Abbassiamo un po'. Sentiamo un pezzetto, stile irlandese, vedete, carina. Questo è sempre un remix di una canzone del Commodore 64, ricordo, però hanno fatto stile irlandese. Sentite anche la cantata stile irlandese, però con l'accento. The night was cold and bitter, he was looking for an inn, when the devil shined before him, showing off an awful grin. The demon's fake you frozen and he nodded to the beast. A feast was small, the dark was said, can make you laugh a feast. Ok, questa la abbassiamo perché è cantata, quindi non mi capite. Se solo musica va bene, se ci stanno parole è complicata la cosa. Dopo mi si impastano le parole e non capite bene cosa dico. Perché anche se il microfono è buono, la qualità è sempre quella che è. La qualità è sempre quella zombie gamer, però qualità scarsa, come diceva l'amico qui. I due video fanno schifo, i due video fanno schifo e c'ha ragione. Allora, andiamo, dicevo, in questo video io dicevo che mio padre purtroppo è un buongiornista. Me lamentavo di questa cosa che ogni tanto sul cellulare, perché viviamo, ovviamente lui vive, in realtà non vive lontano da me. Se io dalla mia finestra, che voi conoscete perché ci sono le tende colorate, dalla mia finestra io posso vedere in lontananza delle torri, oltre un bosco scuro, io vedo delle torri altissime dove vive mio padre e mia madre, vivono lì. Io sono come l'esiliato, lo zombie esiliato che vive nella sua tana zombie, mentre i miei genitori vivono in un castello lontano, oltre una foresta incantata. E sembra una stronzata quello che si dice, però è vero, perché fuori dalla mia finestra vedo un grande prato con tutti gli alberi e oltre, più avanti, vedo in lontananza sti palazzi alti che sono tipo delle torri e là vivono i miei genitori, quindi è tutto vero. Allora, dicevo, mio padre ogni tanto la mattina mi manda questi messaggi buongiornisti. Allora, voi direte, ok, c'ha un'età, tuo padre è il buongiornista, ok, però io dico sempre non fare il buongiornista, papà, ti prego. Allora, nei messaggi buongiornisti di solito c'è una tazza di caffè. Allora, gli elementi chiave sono questi: la tazza di caffè, la scritta buongiornissimo, la scritta caffè che può venire o prima o dopo, che la dice uno sotto, de sguincio, de lato. Poi a volte ci sono dei cuoricini o dei fiori o delle altre cose, perché è fatto anche per essere mandato dal tipico cinquantenne o sessantenne alla tipica cinquantenne, sessantenne, quarantenne a cui lui vuol fare la corte in maniera molto maldestra, ok? In realtà non è caso di mio padre, perché lui non fa la corte a nessuno, però sono fatti apposta, sì, buongiornissimi. E in pratica ci sono di solito le scritte, la tazza di caffè, i cuoricini spesso, non sempre ma ci sono, poi a volte ci sono degli animali tenerelli, tipo dei cuccioli, cioè o il gattino, o il cagnolino, o l'orsacchiotto, o il tigrotto, tutte queste cose qua. Allora, questa, oppure c'è un tizio che brinda col caffè in mano, allora... quest'ultima cartolina del buongiornissimo che mi ha mandato mio padre, secondo me è quella definitiva, è il buongiornissimo definitivo, sta cosa qua, perché ci sono tutti questi elementi, ma mischiati tra loro. Avete mai visto un animaletto tenerello che brinda col caffè in mano e ti dice il caffè buongiornissimo con i cuoricini tutto insieme? È vestito anche da 50 anni. Lo dovete vedere. Guardate, non ci si crede. Io quando l'ho visto mi sono spadasciato dai risate. Aspetta, dove sta? Non me lo so perso. Questo era lo screen di prima. Eccolo. Eccolo. Caffè? Buongiornissimo. Felice giovedì. Guardate, io quando l'ho vista mi sono scompisciato. Ci sono pure i chicchi di caffè. No? Non l'avevo notato. I chicchi di caffè. Guarda che chicca. Che chicca, ci sono i chicchi. Allora, questo qui è un orsacchiotto
tipo cinquantenne, sessantenne, con i pantaloni slacciati, la panza de fuori. Guardate, c'ha la panza che straborda, e c'ha il calzone slacciato perché la panza straborda. C'ha i mocassini, i pantaloni, poi c'ha la camicetta a righe, e se beve il caffè con la faccia un po' ebete, se beve il caffè dice: "Caffè? Buongiorno". E questa è l'apoteosi, ci sono pure i cuoricini ovviamente, questa è l'apoteosi del buongiorno, ragazzi. Questa è l'immagine più buongiornista che io abbia mai visto in vita mia. Quando l'ho vista mi sono ammazzato da risate. Ok ragazzi, allora finisce qui la prima parte della serie. Nella seconda parte parleremo dei nuovi commenti e a fine puntata parleremo anche del Cerbero Podcast. Quindi attenzione, nella scorsa puntata avevo detto che il Cerbero è stato scammato e truffato, ma noi lo vedremo tra poco, lo vedremo tra poco, ne parlerò nel dettaglio, ci faremo anche delle grasse risate. A tra poco ragazzi. Ed eccoci alla seconda parte di questa puntata è divisa in tre parti. Ricordo, nella terza parte parleremo dei casini che sono successi col Cerbero Podcast Scam, lo scam del Cerbero Podcast, ne parleremo fra poco. E parleremo anche di un'altra cosa, però forse quest'altra cosa è un'altra puntata, quando c'è stato un casino riguardante la sigla nuova del Cerbero Podcast, questa qui sopra, che secondo me è una bella sigla, però è successo un casino, è stata tolta in fretta, ci sono state delle polemiche, delle cose anche interne al Cerbero, ma magari ne parleremo un'altra volta. Se volete facciamo anche l'analisi del testo della sigla tra virgolette nuova, che è stata poi tolta subito di mezzo. Però non adesso, adesso invece andiamo a rispondere ai nuovi messaggi. Come ho detto, abbiamo fatto questo time warp e andiamo a rispondere ai nuovi messaggi. Intanto nel frattempo di sottofondo sentiamo la musica di Turrican, la musica di Turrican, fantasia, del primo Turrican, la musica di caricamento, fantastica, bellissima. Allora andiamo a vedere, intanto è uscito il trailer sul mio canale mentre sto registrando, perché sapete che io le puntate le registro un qualche giorno d'anticipo. È partito sul mio canale il trailer di Cyberpunk 2077, che stranamente non ha l'anteprima animata, mannaggia YouTube. Vedete, tutti gli altri video hanno l'anteprima animata e invece quello di Cyberpunk 2077 no. Perché non ce l'ha? Cyberpunk 2077, vabbè, comunque il trailer, 2 minuti e 44 di godimento puro, montati solo unicamente con le immagini delle prime puntate che vedrete in questi giorni, le prime puntate le usate per montare il trailer. Quindi tutta roba dalla versione PlayStation 4 liscia, non ci crederete a vederla. Soprattutto verso la fine ci sono delle immagini spettacolari dei Maelstrom, roba varia, ma è tutto su PlayStation 4 liscia, davvero. Anche la thumbnail, vedete dove si vede questa ragazza con gli impianti cyberware, anche il barista con gli occhi luminosi cyberware, ma è tutto su PlayStation 4 liscia. Lo vedrete anche nella serie, sono immagini che vedrete anche nella serie in un flusso di gioco completo. Ma andiamo finalmente a rispondere, perché sto perdendo anche troppo tempo. Ecco, esatto. Non hai bisogno di fare la spesa adesso, te devi sentire Slay Radio, giustamente. Quindi ringraziamo la nostra collaborazione con Slay Radio, ecco qua, che poi in realtà io non l'ho detto mai. È la prima volta che lo dico in questa terza puntata, ma in realtà Slay Radio non è che mi paga o qualcosa, oppure c'è un endorsement, oppure c'è una collaborazione vera. No, è una cosa spontanea, semplicemente io uso la musica di Slay Radio e li ringrazio, questo è, capito? Per chi se fosse fatto qualche strana idea, che c'è uno sponsor, dice finalmente qualche azienda, qualcuno, qualche compagnia si è decisa a sponsorizzare Zombie Gamer. No, assolutamente no, assolutamente. Vabbè. Andiamo, intanto c'è la musica dell'Ice Core di Commando, che è una musica, nonostante il gioco sia guerrafondaio, la musica è molto, come si dice, molto rilassata, molto bella, di Rob Hubbard, se non erro, era il mitico Rob. Allora andiamo a vedere finalmente sti commenti. Allora chiudiamo qua la cosa, no aspetta, ci devo fare il video YouTube. Ah, come vedete, quando io sto loggato mi mostra solo alcuni dei miei video, perché li mostra in ordine non cronologico di quando li ho pubblicati, ma in ordine di come li ho creati. Ok?
Ok, quindi è un po' partito. Questo è l'ordine, lo vedete in lo vedete in esclusiva, perché nella mia home normale voi vedete, come si dice, i video nell'ordine in cui sono stati pubblicati, ovvero questo. L'ordine in cui sono stati pubblicati è questo. Vedete? Eccolo qua. E invece molti di questi video li ho registrati molto tempo fa e li ho alternati con video nuovi, ovviamente. Perché? Perché i video di gameplay e retroplay ovviamente non invecchiano. E io ho da parte una pletora di video da parte nell'archivio. E invece questo è l'ordine in cui l'ho registrati realmente. Vedete? No, in realtà Neon Chrome. No. Ah no, Neon Chrome sì, l'ho registrato di recente in realtà, anche se il gioco è vecchio. L'ho registrato di recente. Allora, questo è. Nicky Baum risulta come registrato di recente, perché questo è il remake. Cioè il. Come si dice? Il. La versione Lost Episode che io ho rimasterizzato, nel senso ho cercato di migliorarla come audio e video perché faceva veramente schifo. Non è che sia tanto meglio adesso, però un po' meglio lo è. E l'ho dovuta rieditare e modificare. Come vedete, l'ho rieditata e modificata proprio mentre stavo giocando a Furwind. Tra la puntata 2 e la puntata 3 di Furwind, mentre registravo, mi è venuto in mente Nicky Baum, perché il gioco un po' lo ricorda. E ho detto, io sto gioco ce l'ho da parte, ma la puntata fa schifo, allora fammela rimasterizzare, così ho fatto. Allora, questo è l'ordine, dicevo, degli episodi, in ordine come li ho registrati e non come sono stati pubblicati. Come vedete, molti degli episodi sui videogiochi cyberpunk retro li ho fatti di recente, li ho registrati di recente. Ok? Ma non ho capito perché. Ah sì, Night and Grail l'ho registrati relativamente recentemente quando mi è stato chiesto da ATP. Ok. Allora, andiamo a vedere finalmente i nuovi commenti. Andiamo a vedere che sono parecchi. Ce ne sono anche alcuni un po' pesantini, forse li intravedete, ma adesso ci arriviamo. Andiamo giù, vediamo quali ci siamo persi. Allora, nel video dell'hacker. Allora. Vediamo un po'. Ne vado più giù possibile. Allora, vediamo un po'. C'è uno Simone. Allora, qua, ricordate, nella prima puntata io avevo scritto a quello che l'errore mio dei congiuntivi in realtà era, tra virgolette, voluto per parlare in maniera colloquiale. E lui mi ha detto, era solo una precisazione in tono bonario, accetto la tua spiegazione. Ok, spero che non ti sia offeso, perché nella prima puntata ti ho definito... Come ti ho definito? In maniera offensiva, comunque. Non ti offendere, scherzavo. Comunque, andiamo avanti. Allora, ritorno al Cerbero, ok. Sempre così, su Retro Game, ok, questi sono commenti un po' così, che lasciano il tempo che trovo. Mi dispiace dirlo, ragazzi, ma io un po' me ne accorgo quando i commenti sono reali o sono un po' farlocchi, ok? No, non ti incacchiare, caro Paolo Fedi, ma io lo vedo che i tuoi commenti sono un po' così di circostanza, che non sono complimenti veri, si capisce quando non sono complimenti veri. Allora, andiamo avanti. Giuseppe Calabrese, molto bello, anche se non c'entra niente, perché questo gli abbiamo risposto l'anno scorso. Allora, Eugene Cruz, ciao Eugene, che mi segue, commenta poco ma mi segue spesso, quindi lo ringrazio. Dice che i cattivi sparano troppo velocemente in Robocop. Forse è vero, in alcuni casi sì. Allora, una decina con Marco. Allora, Marco ha pubblicato il vinile di un... con un paio di canzoni dei Fleetwood Mac, ha fatto un paio di video. Commodorista ha fatto un video su Saracen, gioco che io non conoscevo, lo conoscevo, ma ai tempi del Commodore reale non ero mai riuscito a trovarlo, perché voi dovete sapere che ai tempi del Commodore non è come adesso, che tu c'hai, vai sul sito CSDB e trovi tu quasi tutti i giochi esistenti del Commodore. Bella sta musica stile anni 80, non so da che tratta però. Ah sì, una versione anni 80 Sì, di un Logical, questo era un puzzle game della, tedesco della Rainbow Arts, molto bello. E questo è un remix anni 80, vediamo come si intitola. Andiamo su Slay Radio, scusate se mi interrompo. Molto bello questo remix anni 80, me lo devo scaricare. Si intitola Laser Dance Remix di Fegel Hatz, livello 3 di Logical. Allora,
Logical è un puzzle game che ha delle musiche straordinarie, stupende. Mo ve le alzo anche un po' perché è veramente fantastico. Fantastico. Molto molto anni 80. La dicevo, Sorcery Saracen è un gioco della Datasoft americana, che è un gioco molto particolare e molto bello, dove tu sei un tizio che sta all'interno dei labirinti e devi usare delle frecce per distruggere dei nemici e degli ostacoli, ma tu puoi sparare le frecce solo nella direzione in cui ti vengono date, quindi è tipo un puzzle game. È fighissimo, però io all'epoca del Commodore non lo trovavo mai sto gioco. Io vedevo le pagine pubblicitarie su Zap, perché io compravo Zap all'epoca, vedevo le pagine pubblicitarie sui primi numeri di Zap, ma nessuno ce l'aveva sto Saracen. Io facevo vari scambi con altri appassionati di Commodore e nessuno ce l'aveva, non ci sono mai riuscito a giocare. Ma finalmente il Commodorista l'ha portato sul canale, mi ha fatto delle gameplay, ha fatto dell'unboxing e tutto, in un altro video c'è l'unboxing. E poi in futuro ci giocherò anche io perché mi piace sto gioco e non ero mai riuscito a giocarci. Grazie Commodorista di averlo portato. E lui dice, almeno questo è rimasto, perché? Perché di tutti i commenti che ho fatto su sto video sono spariti tutti. Io ho fatto un commento dove parlavo dell'unboxing di sto gioco, lo ringrazio per averlo portato, sono spariti tutti i commenti. Mannaggia, vabbè, andiamo avanti. Allora, qua le ricette di Sara. Lei, a quanto ho capito, quando era giovane aveva un Commodore, quando era piccolina lei. Qui, anche se dalla foto sembra ancora super giovane, perché lei è una ragazza che diciamo è molto giovanile anche oggi, quindi sembra che c'ha sempre 20 anni, in realtà qualche annetto in più forse ce l'ha, però è sempre molto giovanile. E lei però all'epoca c'era e c'era il Commodore, e quindi stavolta vedendo Robocop mi dice, è bellissimo, sei bravissimo, soprattutto nella spiegazione, quindi è incompleto il gioco, uno rimaneva nel livello 5 fino al livello 7, viva i trucchi. Ok, quindi ha sentito bene cosa dicevo, almeno nell'intro, quindi la ringrazio di aver visto il video e ringrazio anche il fatto che lei spesso mi segue e che commenta i video, quindi grazie. E se volete andate a vedere il suo video, il suo canale, dove presenta sempre ricette anche a volte anche un po' creative che fa lei, è molto brava, andate a vederla. Poi allora ogni volta mi mette, come si dice, mi segnala i video nuovi di Retro Games World, ma io non li vedo i video, ne ho visto uno una volta di Gameplay Retro Games World quando presentavano le cassettine. Con tutto il rispetto, cari Gameplay Retro Games World, siete bravi, ci avete video curati, sono ben fate, belle live, ben montate, però non mi piace come portate i giochi. Gameplay Retro Games World prende un po' lo stile di Alex di Sala Giochi 1980, che per carità è bravissimo anche lui, però Alex di Sala Giochi 1980 purtroppo a me personalmente all'inizio mi piaceva, ma più sono andato avanti un po', adesso non mi piace tanto più. Allora mi scusi Alex, non è un'offesa, mi scusasse Alex, non è un'offesa, tu sei bravissimo, sei molto bravo, sei molto competente, c'hai molta passione per i retro game, però a volte non mi piace come porti i giochi, mi devi scusare, però io sono fatto così, a volte ho l'impressione che tu non porti ai giochi il rispetto che meritano, a volte io sento che tu prendi in giro i giochi e sta cosa io non la sopporto, non mi piace sta cosa, mi dispiace. Dico la verità, non dovrei dirla sta cosa perché adesso mi attiro le ire di Alex e tutti i fan di Alex, perché fra quelli che seguono il mio canale ci sono parecchie persone che seguono anche Alex, quindi a me dispiace. Allora fate bene a seguire Alex, lui è molto bravo, è molto simpatico, è molto competente, fa video di alta qualità, però a me non personalmente non mi piace come porta i giochi, lo dico, mi attirerò le ire di tutti, ma secondo me non li porta con rispetto molti giochi. Vabbè, questa è la mia impressione, magari mi sbaglio anche, però questa è la mia impressione. Poi andiamo avanti. Sì, so che anche ha avuto molti ospiti, molti interviste ultimamente con personaggi di spicco del gaming, ma anche durante le interviste io vedo che lui non mi pare particolarmente sul pezzo, non fa le domande giuste che dovrebbero essere fatte, secondo me. Poi magari sono scemo io, però c'ho l'impressione che non lo so, non mi piace come porta contenuto, mi dispiace. Alex, sei bravissimo, tutto il successo che c'hai te lo meriti, anche se c'è da dire che qualche rubrica hai preso ispirazione da me, diciamolo, però secondo... vabbè,
è così, comunque sei bravo, basta, andiamo avanti. Allora, Kenobi e Sboccio sono bravi, sono molto bravi loro. Allora, nel film Robots parla di sapere, questo abbiamo già risposto, bellissimo questo episodio, grazie Acid Rain, bellissimo Robocop. Allora, Acid Rain è una che i complimenti li fa sinceri, anche se sono complimenti un po' di circostanze, i complimenti sono sinceri, quindi grazie. Poi, Comore 64 Sid Tribute, andate a vedere il suo canale dove lui fa i remix e i, come si dice, rifà le cover dei Sid, cioè delle canzoni del Commodore, però li fa con un tracker che replica il funzionamento del Sid, quindi lui replica il Sid però con questo tracker, che è una cosa fantastica. Poi andiamo avanti. Allora, qua Vita Mia ride. Ah sì, qua gli avevo risposto su una cosa, non mi ricordo a cosa. Dove voglio andare a vedere? Ah no, questo era un vecchio commento di anni fa, vabbè, lasciamo perdere. Ah no, 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 sì, che lui si lamentava, non mi ricordo di chi, io dicevo che sei un po' boomer e lui rideva, ok. Diceva, ah, gli dicevo, c'hai meno anni di me, ma sei più boomer di me, gli dicevo, una cosa del genere, fa ridere. Vabbè, comunque, grande gioco. Allora, notizie flash, sono stato sbattuto fuori, questo l'abbiamo visto. Le foto sulla scheda, questo l'abbiamo visto. Alcuni li abbiamo visti, questi commenti, quindi andiamo più veloce. Allora, ah, ecco, questo è un commento che è stato cancellato, il Trono delle Caverne. Allora, mi dispiace per ciò che ti è successo, però credo che abbia voluto solo spaventarsi, Lager mi ha voluto spaventare. Tecnicamente l'unica cosa che potrebbe fare è piazzarti scritti falsi, eccetera, eccetera. Questo lo sappiamo. Se noi andiamo qui, dal Troll delle Caverne, vediamo che il suo commento è sparito completamente. E io nel video, questo qua, minacciato da un hacker, ho messo un commento sticcato, nei commenti sticcati, sticati, ci ho scritto il commento del Troll delle Caverne è sparito e io ho risposto anche qui. Se magari YouTube si degna di caricare. Ecco, vedete, io avevo messo un commento sticato qua col pin e YouTube mi ha cancellato anche quello. Nel commento io dicevo che il Trono delle Caverne era stato fatto sparire. Il commento era stato fatto sparire e gli rispondevo. Ma è sparito anche quello. È sparito tutto. Cioè, è un disastro, ragazzi. Io sono sempre più demotivato a commentare, però continuerò a farlo. Perché ve lo devo. Ve lo devo a voi che mi seguite. Allora, è rimasto qua. Allora, speriamo non succeda che mi butto giù il canale. Speriamo di no, caro Marco. Allora, sospetta la cosa. Avevo pensato subito a questa analogia. Senza l'analogia, sì, con l'hacker e il moderatore. Poi abbiamo visto che in realtà pare che non era vero. Anche perché il moderatore si chiamava Alley. E io non sapevo che Alley in realtà è un nome femminile. Quindi non c'entra nulla. Il moderatore e l'hacker sono due persone diverse, ragazzi. Allora, ho giocato infatti la versione NES. Sì, questa abbiamo letta. Con tutta la versione postale. Spesso capita che i commenti non sono visualizzabili. Allora, questi li abbiamo visti anche nella prima parte della puntata. Scusate, mi sto sbagliando. I commenti spesso non sono visualizzabili, questo gliel'ho spiegato. Ho notato che poco tempo dopo aver conosciuto ATP, l'hacker mi ha preso di mira. No, non è l'hacker, te l'ho spiegato nell'inizio puntata, è il fatto che ti cancellano i commenti per spam. E per qualcuno forse ti ha shadowbannato dal suo canale. Poi succede a volte che spariscono i commenti, riceve la campanella. Anche MD c'è questo problema, che gli spariscono i commenti. Li riceve con la campanella, col numeretto a fianco, ma se clicca per vederlo il commento non c'è più. Quindi, cara YouTube, cerca di sistemare questo problema che non ce la facciamo più. Ah, qua Cicalone 70 mi rispondeva quando diceva devi sapere l'inglese, perché se non sai l'inglese sei fottuto. Poi, di che si tratta, di che concetto, questo abbiamo risposto. Questo abbiamo risposto. Sarebbe assurdo se fosse un team di YouTube. Pare di no. È un falso allarme quello. Allora, Fleetwood Mac, il canale non è tuo, questo abbiamo visto. La musica di Last Ninja 3, sentite? Ecco, eravamo rimasti qua, che ero stato perturbato. Backknife, sì, l'abbiamo visto. Vedo la tua risposta nella casa della mail, ma non nel tubo. Ciao zombie, te lo scrivo qua ancora col problema dei post. Visto questo ieri sera, visto che i tuoi post sui miei ultimi video, quello del disco e dell'unboxing, non le vedo nelle notifiche ma non nel canale, lo sappiamo purtroppo. Fa un schifo.
Eravamo rimasti qua allo skiff. Ecco, mo ci siamo. Allora, ti sono spariti quasi tutti i tuoi commenti del precedente video. Inoltre, non riesco quasi più a comunicare con Mars Mars sul suo canale. E ci sarebbe anche altro. Vedete, sta cosa sta peggiorando sempre. I miei commenti pian piano stanno sparendo tutti. Sto sparendo da YouTube, ragazzi. Mi vogliono. Quelli di YouTube mi vogliono cancellare. Questo è cancel culture. Cosa ho detto che non va? Cosa ho detto di male? Non lo so. Comunque. Bell'unboxing, ok. Allora io gli ho detto, aspettiamo che quelli del tubo, forse speriamo che quelli del tubo risolvono. Dice con quelli del tubo aspetta e spera. In effetti quelli dell'assistenza battono un po' la fiacca. Allora, bel video. Allora, la musica questa qua mi sa che è di Battle Valley, eh? In game Battle Valley. Allora, se non erro, eh? La Vernimark parla di Computer Space. Allora, Computer Space è uno dei primi arcade della storia, se non il primo. Sta anche nel film Silent Green ed è basato su un sul primo gioco della storia, che Space Duel, che fu realizzato su mainframe PDP-1 al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, a fine anni 60, da dei ricercatori. È il primo gioco, quello con l'astronavina, che deve sparare all'altra astronavina, oppure nell'arcade non devi sparare all'altra astronavina, perché l'originale era multiplayer, devi sparare a degli UFO che passano. E se vuoi si può aggiungere forse un secondo giocatore. No, mi pare di no. Era la versione a un solo giocatore, poi uscì una versione a due giocatori. E in pratica Vernimark di Kano Bisboch parla del gioco, di come è fatta la scheda dentro, la scheda logica e tutto. Perché è un gioco che non è su scheda, che è un gioco, diciamo, elettromeccanico in realtà. Non c'ha la scheda logica, cioè c'ha la scheda logica, non c'ha i chip, quindi è particolare. E di questa cosa ne parlò anche John Arcade, ovvero John Jacobsen, tanti anni fa, mi pare 4 o 5 anni fa. Lui comprò un Computer Space da riparare e restaurare. Lui fece tutto il restauro, fece vedere le schede logiche, tutto quanto. Quindi, caro Vernimark, sei un grande, però devi calcolare che John Jacobsen del canale John's Arcade ti ha preceduto di mesi, anni proprio. Questa cosa l'ha fatta prima di te, molto tempo prima di te. Però comunque sei un grande anche tu, caro Vernimark, che di recente anche ha restaurato un flipper molto bello della Zaccaria, che è il Farfalla. Flipper straordinario, con una grafica molto psichedelica, bellissimo. Poi andiamo avanti. Che poi i giochi Zaccaria all'epoca venivano schifati qui in Italia, ma adesso i giochi Zaccaria sono oggetto di culto. All'estero valgono uno sproposito, valgono tantissimi soldi all'estero, in America ne vanno pazzi. Andiamo avanti. Allora, lascio la macchina del tempo, ci dice, lascio un like anche qui, sei sempre per la giornata come piace a me, like, infine saremo tutti più compagni. Allora, qui parla del trailer di Cyberpunk 2077 che ho pubblicato ieri. Tanto la musica è molto minacciosa, eh. Questa mi sa che è la musica di Battle Valley, se non era. Andiamo a vedere se è così. Aggiorniamo. No, Oblique. Questo non è Oblique, ragazzi. Aggiorniamo la pagina. No, questo non è Oblique, ragazzi. Questo è Oblique. Ci siamo persi la canzone. C'è il Next, ma non mi dice la canzone prima. La canzone prima, secondo me, era Battle Valley, eh. Give me more, Battle Valley. Commodore 64. Questo è Visa Roster. I'm Elsa Pearson and I know that you are listening to the best radio station ever, Slay Radio. Allora, questa è Elsa Pearson, che è una cantante che è molto brava, canta tipo a cappella le canzoni del Commodore, con un gruppo che si chiamano i Visa Roster. Qualche anno fa lo faceva su, si sentiva molto su Slay Radio. Ovviamente sono rimasti tutti i vari, le varie canzoni, i vari jingle suoi sono rimasti negli anni. Slay Radio, ragazzi, andate a sentirla. Allora, dicevo, Cyberpunk 2077, ho postato il trailer. E mo' voi avrete già visto a questo punto le prime puntate. Allora, Matteo Pesanti mi dice, molto tosto Robocop, questa qua parla della puntata 2 che ho portato e ho fatto vedere il trucco dove attraversavo il muro, ok? Non lo ricordavo così ostico. Il cheat dei muri sembra fatto di proposito, anche se non dovrebbe. Tu che ne pensi? Allora, a questo io ho risposto, cioè a questo, a caro Matteo, io ho risposto e gli ho detto, è sparita la risposta, è sparita la mia risposta, grazie YouTube. Gli avevo risposto ieri sera e gli avevo detto che secondo me non è fatto apposta il cheat che attraversi i muri, semplicemente è un bug di collisione. Sarebbe che quando tu fai determinati movimenti
vicino al muro, il personaggio piano piano si avvicina e poi riesce a attraversarlo, quindi è un bug proprio di programmazione e di collisione. Io ho risposto, però la risposta è sparita, lui comunque l'avrà letta nelle sue campanelline. Allora, andiamo a vedere. Ivano Corona, ultimo messaggio di stamattina, perché sto registrando di mattina. Ivano Corona dice: quel bas deve morire ammazzato. No, no, anche troppo, va bene l'odio. Sentite anche la musica rock di sottofondo. Anche troppo, diciamo che forse è un po' caro Ivano Corona, è un po' esagerato con l'astio, con l'odio. Diciamo, gli auguriamo all'hacker che si prenda una bella dissenteria, ovvero una bella caccarella di quelle fulminanti che stai sulla tazza per mezza giornata. Però per il resto, se non esageriamo con gli auguri di sventure, no, non gli auguriamo, non si augura la morte a nessuno, neanche agli infami come l'hacker. Che poi abbiamo visto, in realtà, forse, visto che non ha scritto più, non si è fatto più vedere, e l'attacco hacker non c'è stato ancora al momento in cui sto registrando questo, probabilmente si trattava di un bambinetto inglese che si voleva divertire alle mie spalle, ma che poi ha trovato pane per i suoi denti. Comunque penso che non sia stato bannato, poi andrò a controllare se è stato bannato. Allora ragazzi, tra poco ci vedremo con la terza parte, intanto sentiamo sempre Slay Radio, tra poco ci sentiamo con la terza parte di questa puntata in cui parleremo del Cerbero e di come il Cerbero è stato scammato, truffato, vituperato, citando la canzone quella di Deadly Premonition, per chi se la ricorda, del mitico Sueri. Tra poco ci sentiremo con la terza parte, piccola pausa per noi, a tra poco. Bentornati su Slay Radio! Ragazzi, eccoci qui, andiamo a parlare finalmente del Cerbero Podcast. Sono tre puntate che ne devo parlare del suo argomento, ne parlo adesso. Allora, mentre ci accompagnano le mitiche note di Chris Hulsbeck con il suo Shades, che nulla ha a che fare con il gioco che ho già portato e finito, il gioco quello infamissimo, impossibile da finire, ma sono riuscito a finirlo, non si sa come, ho usato le peggio gabole, i peggio trucchi. Comunque andiamo a vedere sta storia del Cerbero. No, il buongiornissimo, questo già l'abbiamo visto, il buongiornissimo. Allora, andiamo al Cerbero. Allora, cos'è successo al Cerbero? Il Cerbero di recente ha ripreso le sue dirette. Nella prima diretta del Cerbero, che adesso vedremo qualche immagine, cosa ha fatto il Cerbero? Innanzitutto si è presentato con lo studio nuovo che tutti hanno criticato, l'hanno blastato in maniera esagerata, perché se prima stavano in una sorta di caverna di Platone, adesso stanno in una sorta di ospedale che è tutto azzurro. C'è pure chi l'ha preso per culo, ha detto sembra l'albero azzurro, dopo vi farò vedere la foto quella la foto dove li prendono in giro l'albero azzurro. Ci sta pure Gianluca Mr. Flame che fa la parte di Dodò, e là veramente mi sono piegato dalle risate. Come vedete, lo studio sembra, almeno a vederlo così, sembra molto più piccolo di quello che c'erano prima, che era una stanza di un appartamento. Invece hanno comprato uno studio apposta, che però c'è una stanza dove streamano che è più piccola di quello che c'erano prima, e cromaticamente un pugno nell'occhio, anche perché la nuova grafica
gialla fosforescente, fa a pugni con il fondale azzurro. E poi il tavolo non gli era arrivato nella prima puntata. Avevano preso un tavolo costosissimo di 400 euro e invece hanno dovuto usare il tavolo pieghevole di Livio Marcone, eccolo qua, di Xivions, che non è Xivius, il gioco della Namco, Xivions si faceva chiamare Livio Marcone su YouTube qualche anno fa, quando faceva i video di Dragon Ball, eccetera. Comunque, vedete, è il tavolino da picnic, quello che si piega a valigetta. Poi hanno fatto pure una gag: questo tavolo si può valigiare, così hanno detto, non questa puntata ma in quella dopo, quando hanno preso il tavolo quello vero. Che poi il tavolo vero, ve lo dico cosa, dopo ve lo faccio vedere il tavolo vero, che è durisato se famo. Allora, in pratica loro hanno speso 30.000 cacchio di euro, che vabbè che loro li fanno in poco tempo 30.000 euro in realtà, però sono sempre 30.000 euro per ristrutturare sto cacchio di studio, che in realtà non è un vero studio ma è un ex garage ricondizionato, ok? Un ex garage ricondizionato, e ci hanno dovuto spendere 30.000 euro per fare l'insonorizzazione, la ripitturazione, tutto quanto, e hanno messo anche il come si dice, l'aria condizionata, che però l'hanno messa talmente di merda, i tecnici l'hanno messa talmente male sta aria condizionata, che uno dei condizionatori gli gocciola e sotto c'è nel secchione che raccoglie l'acqua piovana. Mo non so se ci sono le immagini, le faccio adesso, famo due risate, però insomma è una cosa, li hanno truffati in una maniera pazzesca. Allora, quando tu c'hai io i soldi non ce l'ho, quindi faccio tutto a risparmio, voi lo sapete, non c'è una lira, i contenuti miei sono qualitativamente scadenti per quanto riguarda la forma, però il contenuto spero che sia decente, ok? Poi me lo dite voi. Però quando io faccio un qualcosa, anche se ci avessi i soldi da parte, cerco sempre di farla, non dico risparmio, ma in maniera quantomeno oculata, nel senso spendere i soldi in modo che quei soldi, sia che so pochi che se so tanti, rendono. Questi qua invece, i cerberini qua, mannaggia loro, che mi stanno pure simpatici, però si sono fatti fregare in una maniera clamorosa, hanno speso 30.000 euro e tutto quanto. Però come dicevo nella scorsa puntata e come sto anticipando anche adesso, in realtà non importa se lo studio fa schifo, anche lo studio di prima faceva abbastanza schifo, però era caratteristico perché era un po' la caverna di Platone, no? E loro ci scherzavano, dicevano anche che era come l'interiora di Rubino, perché all'inizio di ogni puntata si entrava, c'era la grafica che si entrava nella bocca di Rubino, no? Quindi poteva sembrare che fosse l'interiora di David Rubino, David Joe Rubino De Gentile. E in pratica non importa se lo studio fa schifo, non importa se il tavolino fa schifo, se ci stanno tutti i cavi a vista, se gli gocciola il condizionatore, non importa, perché la cosa importante secondo me sono i contenuti. E il Cerbero riesce sempre a essere divertente, intrattenente, a dire le cose che vanno dette e che nessuno vuole dire, a offrire delle argomentazioni molto importanti, molto interessanti, a dire le cose che la gente non dice, perché questo di oggi la nostra società è diventata la società dell'ipocrisia, con tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram, dove tutti si devono far vedere super belli, super ricchi, super buoni. È tutta falsità, è tutto falso, sono tutte stronzate. Invece il Cerbero, pure se sono un po' stronzi, se a volte dicono qualche parola di troppo, tipo bestemmie o parolacce pesanti, però loro sono veri e dicono cose vere e giuste che nessuno dice. Questo è il bello del Cerbero. Quindi a me non me ne frega un cacchio se loro stanno in un tugurio, potrebbero streamare pure da sotto un ponte, a me andrebbe bene pure se vanno tutti a casa di Gianluca, Mr. Flam, e streamano dal cesso, da sopra la tazza del cesso. Mi va bene uguale, perché l'importante sono i contenuti, sta cosa che la gente non capisce. L'ho detto pure nell'altro video, i miei video ad esempio fanno schifo al cacchio per quanto riguarda la qualità audio video, ma non importa, perché a me interessa portare i contenuti. Chi non c'ha i pregiudizi, i miei video li guarda e gli piacciono, capite? Pure se fanno schifo tecnicamente. Va bene così, mi va bene. Io non voglio la gente che mi lecca il sedere, io voglio la gente che viene da me per guardarsi i contenuti, capite? Perché gli piace quello che porto, questo voglio io. Stessa cosa col Cerbero, quindi non vi lamentate dello studio. Sì, si sono fatti scammare, si sono fatti fregare, si sono fatti turlupinare i tre Cerberini, ma non ce ne frega niente, perché l'importante è il content, e il content ci sta.
ci sta. Aspettate, ultima cosa, qua quasi, vabbè, qua non vi dato ospiti in mezzo a questo casino, non si capiva niente. Ah, poi Mr. Flame, devo dire, Mr. Flame con la nuova mascherina è fantastico, perché lui si è fatto il buco per respirare meglio, e non se l'è fatto solo alla bocca il buco, se l'è fatto anche alle labbra. E la cosa che fa ridere è che messo così pare una tartaruga ninja, regà, aspetta, mo' ve lo faccio vedere bene. Guardate un po', ditemi se, aspetta, sto cercando di beccare un primo piano di Mr. Flame, non è facile. Giallo, dai, fatto inquadrare. Allora, e pare proprio un incrocio fra un rettiliano, anzi un rettile di V-Visitors, non so se vi ricordate il telefilm anni 80, V-Visitors, e una tartaruga ninja, quelle del film, ricordate che c'erano il muso grosso verde, no? E somiglia, somiglia. Insomma, Mr. Flame è ufficialmente diventato una tartaruga ninja, la cosa non può farci che gran piacere. Ok, intanto sottofondo c'è la musica di un gioco molto bello, che era Spellbound, molto bello, della mi pare lo pubblicò al Mastertronic. Alziamo la musica, che bella. Allora, adesso, tra un Mr. Flame intartarughito e l'altro, andiamo a vederci qual è il tavolo nuovo. Allora, Tutubi, ovvero YouTube fa cagare, ovvero Simone Santoro, disse in questa prima, nelle prime due, tipo due o tre puntate della nuova serie, disse che l'avevano scammato dalla Francia, gli doveva arrivare a sto tavolo super elegante, super bellissimo, che aveva pagato 400 euro, una cosa spettacolare, una cosa spettacolare. Andiamo a vedere il tavolo da 4. Intanto là c'è il Neromante, è un mito il Neromante Salviniano, è un mito, è uno che probabilmente fingeva di votare per Salvini, era vero niente, era tutto un gimmick, era tutto un personaggio, però faceva morire dalle risate, perché lui è un ragazzo di colore, che non mi ricordo di dove è originario, mi pare che originario del Senegal, se non erro, però ovviamente è stato adottato da, quindi è italiano, c'ha la cittadinanza, è tutto regolare, è stato adottato ufficialmente quando era piccolo, quindi tanti anni fa, infatti parla in italiano perfetto. Però insomma lui, il Neromante, si fingeva come simpatizzante di Salvini, invece erano tutte stronzate per far discutere la gente. È un genio. Allora, vediamo un po' sta live qua, se qui c'è il tavolino nuovo. No, non c'è, qua stanno ancora col tavolino a coso, mannaggia. Niente, purtroppo non vi riesco a far vedere, però sto tavolino è tipo una specie di mezzaluna, è una cosa infame. Allora, nelle vecchie live, nell'altro studio, loro stavano qui in quadrato, come stanno qui, solo che al centro, visto che erano tipo quattro tavoli messi incastrati uno accanto all'altro, al centro c'era un buco dove c'entravano tutti i cavi stavano all'interno del buco. Vediamo un po' se riesco a far vedere nella vecchia live, c'erano tutti i cavi all'interno del buco e sotto a volte ci mettevano una luce LED tipo viola, ed era una figata totale, perché sembrava, dava l'impressione di una cosa cyberpunk, cioè loro stavano su sta scrivania enorme e sotto c'erano tutti i cavi illuminati da sta luce viola. Era una figata totale, una roba tipo cyberpunk 2077, una cosa fantastica. Però che è successo? Inizialmente hanno cominciato già a togliere la luce, già hanno sbagliato a togliere la luce secondo me. E poi hanno, nello studio nuovo ovviamente non c'è lo spazio per quei quattro tavoli, non c'è più lo spazio per quei quattro tavoli. Quindi, vi faccio vedere, eccolo qua, vedete qua al centro a volte mettevano una luce viola, vediamo se la mettono qua, no, non la mettono qua. Perché poi hanno smesso di metterla qua al centro, c'è una luce viola che illuminava tutto da basso, era una figata totale. Ovviamente loro non hanno alcun senso estetico, quindi l'hanno tolta a un certo punto. Vediamo un po' se la tolta, dove c'è stato un video, vediamo un po'. Allora, il tavolino nuovo, non solo non c'è un buco al centro per metterci i cavi, quello da 400 euro francese, ma soprattutto è tipo marroncino chiaro, che già fa schifo così, ma soprattutto è a forma di mezzaluna. Se c'è il paint, ve lo disegno col paint, aspettate, ve lo disegno col paint. Dove cazzo sta il paint? Ecco qua, uso il paint quello scrauso, quello proprio da Microsoft, perché deve far schifo sto content. Allora, il tavolino è fatto tipo così, ok, fatto così. Quindi se prima loro stavano attorno al tavolo così,
col buco al centro, con tutti i monitor messi qua e i cavi che entravano dentro e la luce che usciva fuori, una cosa apocalittica bellissima, la luce era tipo viola, tipo così, una cosa fantastica, usciva fuori, si rifletteva sui monitor, sui cavi, una cosa bellissima. Adesso, dopo essere passati dalla valigia che non c'è il buco al centro, giustamente, sono passati alla mezzaluna fertile, che è questa qua, e loro stanno con i tre tablet qua, tipo commentatori d'app della domenica sportiva, e con tutti i cavi qua che scendono. Loro avevano detto, sì, il tavolino nuovo nasconderà i cavi, ma invece no, sono tutti a vista, forse devono ancora sistemare. Ma la cosa più bella è che sto merdosissimo tavolino da 400 euro c'ha solo due gambe sotto, cioè, non so se avete capito, c'ha solo due gambe. Allora, aspetta un attimo che cambio brush, ne vorrei mettere uno più grosso. Allora, brushes, niente, non mi fa cambiare, ecco, aspetta, metto quello grosso, brush grosso. Niente, non me lo fa mettere, vabbè, c'ha due gambe, tipo una qua così. Una qua così, sì, scusate se fa schifo, però giustamente i contenuti miei devono far schifo, no? Che contenuti di zombie che penso. E sotto c'è sta tipo un piantone, non lo so, penso che lì che blocca tutto. Allora, a parte che fa cagare sto tavolo da 400 euro, a parte che io l'ho preso pure per culo in chat, gli ho detto, ma scusate, l'altra metà del tavolo dov'è? Deve ancora arrivare dalla Francia? E a parte questo, non so se è perché l'hanno montato male o perché è proprio il tavolino che fa cagare, però balla tutto, cioè se muove tutto fa tipo così, balla proprio instabile. Ci hanno pagato 400 euro sto tavolo de merda, che non solo fa schifo come qualità, se vede pare tipo decompensato sotto sti due tubi qua che reggono, non sembrano di metallo, parlo tipo di plastica, cioè avete due tubi di plastica grigia sotto, così. Due tubi di plastica grigia, vagamente metallizzata, ma sapete che non è metallo, è plastica grigia. E sopra è tipo giallo oppure arancione chiaro, tipo così. Fa veramente cagare, è una cosa veramente infame. Sì, non sto usando il tool di riempimento, ma perché devo far schifo, ragazzi. Anche perché ogni volta devo spostare bandicam, lasciate perdere, è un casino. Comunque, sto tavolo è una merda, l'ha pagato di tasca sua, Tutubi l'ha pagato 400 euro, l'hanno scammato in una maniera esagerata, li hanno spennati come i polli sti cerberini, a me dispiace francamente, però mi fa anche ridere la cosa, e devo dire che però non me ne frega niente, perché l'importante sono i contenuti, quindi non me ne frega un cacchio. Non me ne frega nulla che l'hanno scammati, che fa schifo lo studio, che pare in ospedale, gli hanno fatto il meme con i Scrubs. Ma vi faccio vedere, vabbè, qua stanno a sparare il gabbrone, giustamente, perché il gabbrone si deve infamare, è proprio un must. Manco qua c'hanno la luce sotto, hanno proprio levata la luce da sotto. Proprio. Io volevo far vedere una live con la luce sotto che era una figata, ma l'hanno tolte tutte. Allora, qua è quando è andato Lundini. Lundini ospite, ma tra poco vi faccio del Reddit, se fanno due risate su Reddit. Allora, questa è la musica di Thanatos, che è il gioco quello del drago che tu devi impersonare un drago maledetto che deve spezzare la maledizione e tornare umano. Bellissimo quel gioco, c'è anche giocato a TP il nostro amico del canale, l'ha anche finito sul canale. Ecco qua, aspetta, qua si vede la luce, ma l'hanno messa male, siete poco, l'hanno messa male qua, vediamo un po' se riesco a farvi vedere. Sì, no, qua è già abbastanza figo, vedete che effetto figo che fa, solo che qua il monitor dei Tutubi ovviamente è tutto storto, doveva star messo più qua a destra, pare che gli sta per cascare il monitor nel pozzetto dei tavoli, guarda. Quindi sono quattro tavolini messi in croce praticamente, e funzionava sta idea perché tutti i cavi andavano là dentro, da sotto illuminati con la luce, era una figata, faceva molto cyberpunk. Comunque adesso ce ne andiamo sul Reddit del Cerbero, ce ne andiamo a fare due risate e così concludiamo la puntata. Facciamo la reddittata, vado a scammare, cioè a scammare, a rubare il cielo. Allora, io da sto Reddit sono stato bannato. I cookies, vabbè, accetta tutti. No, non voglio creare nessun post, Ciccio, perché non lo posso creare, sono stato bannato. Io poi sono stato... Ah, non ho sentito quello che diceva quello della Sly Radio. Allora, dicevo... Io sono stato bannato dal Reddit Cerbero Podcast. Francamente non me ne frega un cacchio, perché stare qui a perdere tempo a creare memini per loro, anche no. Però avevo creato
fra i due o tre memini che avevo fatto per farmi due risate, mi avevo creato uno simpatico che era quello dove si vedeva Gianluca, Mr. Flame, agli ultimi Cerbero Boscar, che faceva dei gesti con le mani particolari, e io gli facevo dire la sua mitica frase, quella di marketing, che era: impattiamo nell'atmosfera gaming. L'avevo ripresa pari pari, ma adesso non mi ricordo precisa la frase, però, e faceva ride. Infatti quello è un post mio che era andato parecchio su, c'ha avuto parecchie votazioni positive, però poi dopo mi hanno bannato per altri motivi, perché sono un po' infami, perché i moderatori del Reddit del Cerbero in realtà perdono più tempo a leccare il sederone ai Cerberini e a perdere tempo a creare i memini e a fare stupidità di loro, se pensano di essere importanti. Non contate un cazzo, amici miei, vabbè, non lo dico per osica, lo dico davvero, non contate, vabbè. Comunque, allora, questi non l'ho visti perché su YouTube trova le differenze fra i due podcast, parecchie direi, diciamo che sopra sono 30.000 euro spesi bene, sotto sono 30.000 euro spesi un po' maluccio. Ah, eccolo il tavolo, vedete il tavolo a mezzaluna, finalmente sono riuscito a farvelo vedere, guardate che scam, sto tavolo, 400 euro di tavolo, regà, io non ci posso credere. 400 euro di tavolo, sta merda. Sotto vedete i tubi, ah, manco sono metallizzati i tubi, sono due tubi di plastica praticamente sotto, e dovete vedere come balla sto tavolo, perché con soli due zampe non lo puoi far stare in piedi, e poi l'hanno pure montato male a quanto dicono, quindi vabbè, lasciamo perdere, come dice Giallo, vabbè, qua non me ne frega niente. Simone è veramente morto, non c'entra. Ah, questo qui è il coso di Paul McCartney, la leggenda metropolitana, che è una stronzata, su Paul McCartney che è morto in un incidente stradale, e si dice questa cosa sarebbe stata detta nella canzone A Day in the Life. Invece no, la canzone A Day in the Life dei Beatles parla di un altro fatto di cronaca, ok? Di un rampolo che era morto. Che cacchio c'entra Paul McCartney? Non c'entra niente. Chi è di quell'epoca? Io no, però me ne sono documentato. Chi è di quell'epoca, dei fine anni 60, lo sa che A Day in the Life era ispirato a un fatto di cronaca di quell'epoca lì. Invece i cretini che sono venuti dopo, i ragazzini, Paul McCartney, si sono messi a dire che era il fatto che era morto Paul McCartney, e quella cosa dice il... racconta l'incidente, una stronzata. I membri del Cerbero Fini, ormai all'apice del loro successo, l'hanno sostituito con un sosia. Giustizia per il corpo di Simone, una stronzata. Vabbè, necessaria. Su Sims 2, due dubbi e mare su Sims 2. Uomini che odiano le donne. Questo era il personaggio di Simone Santoro quando faceva il misogino. Ok, è un personaggio, lui non è davvero misogino, lo ribadisco. Poi, mare sul capo abituale col braccio rotto. Oddio, chi è qua? Ma che è sta roba? No. Cioè, fatemi capire, Mark Demmer si è unito ai Pantellas. Ma questo è uno scam pazzesco. Non lo voglio vedere questo video. Non lo voglio. Quando vedete un video così, non cliccate, non guardatelo. Ci sei cascato davvero top gag. Qua hai fatto, sì, i problemi tecnici del Cerbero. Questi qui sono i vari studi del Cerbero, varie cose. Qua in Messi non ce ne frega niente, la Coca Zero. Sono un esperto di videogiochi e gioca solo a Final Fantasy 8, pezzo 8, Resident Evil 3 e Silent Hill 2. Solo a sidere giochi qua. E lui si professa esperto di videogiochi. No, caro Tutubi, tu sei un esperto di musica, ma non sei un esperto di videogiochi. Forse so io esperto di videogiochi, che gioco dai tempi dell'Atari 2006. Forse io, non si sa. Ok. Questo è lo studio nuovo. Lo studio del Cerbero, visto in caricatura, fatto. Questo qui è più bravo di me, usa il Paint, devo dire, sto tizio. Bravo, complimenti. E questo qua di Apprentice col Cerbero. Rubino, sei stato licenziato, mi dispiace Rubino. Ecco, questo qui ve lo volevo far vedere. Questo qui è l'albero azzurro. Nel nuovo studio del Cerbero c'è l'albero azzurro con Dodò, che è in realtà Mr. Flame. Lo vedete? Mr. Flame Dodò. Che bella la musica dell'Ocean Loader, ragazzi. Jonathan Dunn, l'Ocean Loader, bellissimo. Ma ve la gustate questa musica, che è fantastica. Abbiamo quasi finito la puntata, ragazzi, ci siamo quasi. Allora, questa qui è un'altra interpretazione dello studio del Cerbero, che è praticamente un ospedale con dei cavi buttati in mezzo, ok? Poi questa è un'altra interpretazione del Cerbero, con il tavolino da picnic, lo vedete quello col,
con le gambe sghembe a incrocio, non so se avete mai visti. Io ho delle sedie così con le gambe in croce, che devo dire sono efficaci, funzionano, sono pure comode. E ovviamente andiamo avanti con Scrubs, e questo qui finiamo così con Scrubs. E per questa volta è tutto, ragazzi. Questo era Zombie Gamer Risponde, episodio numero 3. Ci siamo divertiti, abbiamo anche blastato un po' il Cerbero, ma si fa per ridere. Io, come sapete, per certe cose lo critico il Cerbero, ma per molte altre, per quelle più importanti, per il content, lo apprezzo. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Zombie Gamer Risponde. Ciao ragazzi, alla prossima! We'll be right back.